was falling through the air. No one but myself to hold my hand. Standing in the shadows of where we have been. Sleeping with your back facing me. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale e grazie per essere tornati in un altro video di pulizia motivazionale con me. Oggi un video super motivazionale perché andrò soprattutto ragazzi a fare un mega decluttering, una mega cernita in cameretta dei bambini. Vi ho sempre detto che ho una miriade di panni di bambini, aspettavo di prendere un armadio nuovo perché questo qua che abbiamo è bello grande, appunto cosa sbagliatissima perché si accumulano molti panni, però a parte questo è un po' rotto, le ante insomma si incastrano un casino, quindi aspettavo di prendere un armadio nuovo, però alla fine non ne potevo più di vedere questa miriade di panni, tutti poi scombinati, alla fine i bambini mettevano sempre gli stessi e quindi ho fatto veramente una cernita super pazzesca, ho fatto all'incirca una decina di sacchi neri. Ho tolto veramente da mezzo tutte le cose che non utilizzavano, panni anche di Vincenzo, di quando era piccolino, erano tutti insomma comunque consumati, no? Perché Vincenzo ad agosto farà 10 anni, quindi basta, non ne potevo più, ho tolto veramente da mezzo tutto e ho fatto tantissimi sacchi neri, veramente. Però come sempre partiamo prima dalla mia camera da letto, ho dato una pulita molto veloce, mi sono anche pulita sull'armadio perché qua la polvere si crea ogni giorno, però tra poco andremo appunto a pulire in cameretta dei bambini, non mettetevi le mani nei capelli, mi raccomando. Riguardo la polvere, sapete che utilizzo l'emulsio e ultimamente ho comprato anche la colorazione rosa, mentre prima utilizzavo la verde. Siccome mi è finita, appunto, ne ho preso uno nuovo. Vi dirò, mi piace di più quello la verde, questo qua rosa non mi piace tantissimo la profumazione che ha e lo vado ad utilizzare con i pannetti cattura polvere che costano veramente pochissimo. Ultimamente li ho presi da MD. Non ricordo quanto li ho pagati, ma veramente poco, e sono super comodissimi anche per andare a togliere proprio la polvere tutti i giorni, così molto velocemente. Poi se volete andare a togliere la polvere in modo più approfondito potete utilizzare un po' di acqua calda con l'alcol e una pezzolina in microfibra e andate a pulire, appunto a lavare, ecco, i mobili. Per quanto riguarda invece i vetri, specchi, vado ad utilizzare, lo conoscete già, il DAT 5, proprio per vetri e specchi che prendo a MD, è il prodotto a schiuma e ve lo straconsiglio perché escono veramente lucidissimi. We said we'll come undone. Feels like our minds have been turned off. Haven't seen each other for so long. I know this is an us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Oh, I can feel my body. Dancing as one.
moving. Make sure we get through this. Let's just keep on dancing as one. Won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Like, but I do. So you faded out while I was too damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers against our friends like a morning? But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Ci siamo ragazzi, dopo aver dato una bella pulita generale alla cameretta ho anche passato un pochino l'aspirapolvere per raccogliere magari un po' di polvere che c'era a terra. Passiamo alla pulizia, al decluttering di questo armadio gigantesco e stracolmo di panni. Come vedete c'era un casino, veramente, e ho tolto veramente tutto, sono veramente super contentissima perché ora devo dirvi che l'armadio è sempre in ordine. Ho cercato di fare una decina di completi, tutto il superfluo l'ho tolto da mezzo e quindi sono veramente contenta del risultato finale. È bello avere dei panni per cambiare, scambiare, però alla fine, se ci fate caso, andiamo a mettere sempre gli stessi panni. Quindi un mio consiglio personale che io finora ho sempre sbagliato è di non accumulare, comprare veramente il giusto necessario e man mano che i panni vanno a consumarsi o buttarli, perché giustamente se sono consumati, macchiati, non possiamo darli ad altre persone, perché non è comunque una cosa giusta dare dei panni rovinati ad altre persone che poi dovrebbero indossarli, e quindi toglierli da mezzo, oppure se magari sono dei panni buoni e i nostri figli crescono e non vanno più bene, li diamo ad altre persone che magari ne hanno di bisogno, ma accumulare fa solamente creare confusione in casa, e questa ne è
proprio la prova. Come avete visto, l'armadio dei miei figli era veramente una cosa inguardabile, e prossimamente lo farò anche con il mio armadio. Andrò a togliere tutte le cose che non utilizzo, perché ho veramente anche pantaloni, jeans che non metto, ormai mi sono focalizzata molto sui leggings, li trovo comodissimi, sia da mettere con un maglione, sia con una magliettina, un cardigan, insomma mi ci trovo veramente bene, e ho tantissimi jeans in armadio che non metto più, oppure magari mi vanno un pochino strettini, quindi non accumulate, perché vi ripeto, crea solamente disordine, e come vedete io ne sono veramente la prova. Oltre ai panni, come vedete, ho tolto anche da mezzo libri che non utilizzavano più, quaderni, giubbottini che non andavano più bene, oppure magari erano diventati un po' vecchiotti. Quindi ho fatto, vi ripeto, un mega decluttering. Ho tolto anche da mezzo i piumoni celesti, perché erano tutti erano dei modelli economici, ed erano tutti ammassati, la lana si era ammassata tutta in una sola parte, e mi sono tenuta sia i piumoncini bianchi, che poi ci va il copripiumone, e invece ho messo sul letto poi questi piumoni beige, che sono più buoni, come vedete, e quindi i celesti li ho tolti da mezzo. È inutile conservare piumoni su piumoni, coperte su coperte, non serve a nulla. Bastano giusto due, che magari uno lavi e un altro metti sul letto, va benissimo così. Anche per me è la stessa cosa, vedete, io più o meno sempre lo stesso piumone, ne dovrò comprare in futuro un altro, per il momento va benissimo quello, però ne ho solamente uno. E quindi in futuro ne voglio prendere un altro, magari per fare appunto questo cambia e scambia. Mi piacciono tanto i copripiumoni che vende IKEA, però il piumone proprio all'interno comunque un po' costicchia. Ci sta pure quello l'economico, però in inverno fa freddo, quindi un bel piumone caldo ci vuole, e quindi costa. Per il momento tengo quello là, però in futuro mi piace appunto avere questo piumone dove possiamo metterci il copripiumone, così da poterlo sempre, cambiate solamente la fodera, però è come se cambiate sempre piumone, sempre fantasia. Secondo me è un'ottima cosa, magari ecco, investire dei soldi solamente per un piumone, e poi comprare proprio questi sacchi per fare cambia e scambia, pure due o tre, in modo tale da avere sempre fantasie diverse e non stancare l'occhio a guardare sempre la stessa fantasia. You fire. Sometimes you get under my skin like a lover, and sometimes you don't wanna come back, 'cause you'd rather stay out with another. Talking to strangers and make out spontaneously. Now I'm so tired of hearing all your stories about the drunk nights bragging and the glory. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell.
But I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh, I know that it's difficult dealing with emotions, but I want you to. Ho lasciato i giubbotti di mio marito sul letto perché ho chiesto anche a lui di fare una cernita di giubbini, perché ne ha veramente tanti, ma mio marito ne ha tolti alcuni, non tutti quanti, però almeno 3 o 4 siamo riusciti a toglierli da mezzo. Ecco qua ragazzi, questo è l'armadio completato, svuotato della miriade di panni che c'erano all'interno. Sono veramente super soddisfatta. Certamente non ci sono molti cassetti, cosine per organizzare, però vi ripeto, sono super contentissima di aver fatto questa super cernita perché non ne potevo più. Come avete visto, inizialmente era veramente una schifezza ed ora sono super super soddisfatta. E questo ragazzi è il risultato dopo aver fatto una lunga cernita. Voi avete visto comunque tutto velocizzato, però ci ho messo veramente tantissimo tempo. Ci stanno un sacco di sacchi neri, questi contenitori che avevo conservati nell'armadio occupavano spazio, erano tutti rotti, all'interno c'erano dei panni che non mettevano mai, che non utilizzavano. Insomma, veramente sono super contenta di essermi liberata di tutto questo superfluo inutile. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Ho fatto andare anche una lavatrice dopo aver tolto tutto il casino da mezzo
e ho lavato le lenzuola dei bimbi. Io mi trovo benissimo con questo detersivo di Eurospin, ultimamente era anche in offerta ad Eurospin, lo utilizzo sia per bianchi sia per colorati e lo vado ad abbinare con questo ammorbidente che vi garantisco profuma tantissimo e resta poi sui panni, e il Lenore nero, mi ci trovo veramente super bene e ve lo consiglio se ancora non l'avete provato. If you ever feel alone, 'cause yeah, sometimes we'll feel alone. In a second I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on me. Don't you be afraid. Like a Friday night on the weekend, I feel blessed and free. I just don't want this moment to end. But now you say you gotta go. Baby, why you gotta go? Like a mirror, you reflect me. I just don't want this. I just don't want this moment to end. Creare confusione, ho sceso subito tutti questi sacchi dei panni e poi tornata passo alla pulizia dell'ingresso. Oggi ragazzi abbiamo pulito tutta casa, mi sono un pochino ammazzata, però poi dopo quando si respira, quando si vede una casa pulita, si sente il profumo di pulito, è tutta un'altra cosa. Giustamente ci vuole del tempo per pulire casa, ci vuole pazienza, ci vuole anche un pizzico di amore, di passione, perché se si fa così tanto per farlo, magari si saltano delle zone, si è molto più stanchi, quindi io vi consiglio proprio di fare le pulizie a fondo quando ne avete voglia, quando vi sentite belli carichi, quando vi sentite belli pieni di energia, di positività, dedicatevi alla casa, alle pulizie a fondo, in modo tale che andate a pulire anche nelle parti più sconosciute, più nascoste, e poi l'effetto finale, anche se sarà faticosa, perché pulire casa, che sia piccola o che sia grande, comunque è faticoso, però puoi vedere, ecco, l'effetto finale, la pulizia, il profumo della casa pulita vi rende più entusiasti, più sereni, ecco. We're talking to each other, I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Not like anything we've done before, or yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more, oh. Come run away. Let's break away.
always mixed emotions. The first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Sono andata a ricrearmi il prodottino che ormai conoscete, che utilizzo tantissimo, soprattutto per tutta la casa, ed è il prodotto con aceto, alcol ed acqua. Mi domandate spesso le dosi. Io, ragazzi, non ho le dosi precise. Cerco di darvi sempre approssimativamente delle dosi con i bicchieri. Diciamo 2 bicchieri di plastica di aceto, 1 bicchiere di plastica di alcol e tutto il restante del flacconcino che vi resta lo riempite con acqua. Però io faccio sempre più aceto, un pochino in meno di alcol e tutto il resto acqua. Poi magari all'interno potete anche aggiungere degli oli profumati, però a me piace tantissimo questa profumazione che ha, a mio marito non piace assolutamente, però vi ripeto, io ci pulisco veramente tutto, dal piano cottura, capita anche che ci ho tolto la polvere, ci pulisco il bagno perché comunque l'aceto è anticalcare, l'alcol disinfetta, ci pulisco il tavolo, veramente lo utilizzo per tutto. E poi ecco, risparmiamo. A me comunque piace comprare prodotti per la casa, infatti come vedete utilizzo il prodottino per i vetri, il prodottino per la polvere, il prodotto per andare a lavare a terra, però questo prodotto qua è buono veramente per tutto e comunque vi fa anche risparmiare, perché l'aceto comunque potete utilizzarlo anche per lavare a terra, stessa cosa l'alcol, quindi se non volete spendere soldi oppure magari ecco siete delle persone che ci tengono all'inquinamento, io vi consiglio questo prodotto perché è economico e soprattutto ecco non inquina e quindi vedrete che vi ci troverete benissimo. Now it's time for something better. It's time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Come run away. Our destiny, just like it was meant to be. Yeah. Per terminare passiamo alla pulizia del soggiorno, del salone. Noi abbiamo un unico ambiente come avete visto, però abbiamo quest'angolo adibito appunto a salone. Oggi voglio farvi vedere questo pezzo in plexiglass che abbiamo fatto fare proprio da queste persone competenti che fanno il plexiglass per proteggere la TV, perché chi ci conosce dall'inizio sa che Jacopo ce ne ha fatte veramente di cotte e di crude con la televisione, quindi abbiamo voluto spendere dei soldini per fare questa protezione aggiuntiva in modo tale che abbiamo una protezione in più per quanto riguarda lo schermo della televisione. Bisogna pulirlo solamente con una pezzolina in microfibra asciutta e va messo, vedete, un pezzo dritto. Noi l'abbiamo fatto fare leggermente un centimetro in più nei lati della televisione, insomma i bordini, che esce un pochino fuori un centimetro. Se non erro è costato attorno ai 170 euro, un po' tanto, però ragazzi almeno siete sicuri che la televisione è protetta e poi non dovrete andare a spendere altri soldi per l'acquisto di un'altra televisione. Purtroppo i bambini di oggi capita che sono un pochino più irrequieti, poi questo periodo di Covid non ci sta aiutando, molti bambini sono molto più nervosi, magari ecco io abitando in un palazzo ora che è inverno non possiamo andare in villa, non possono
diciamo uscire, quindi all'infuori di andare a fare una spesa, andare dai nonni, cioè non andiamo chissà dove a farli sfogare un pochino, e quindi onde evitare problemi ulteriori con altre televisioni, noi abbiamo fatto fare questo pezzo qui proprio per proteggere lo schermo della TV. Don't need your pity, don't need anything from you. You made me someone I'm not. You made me realize what I got. Don't want your sympathy, your eyes so full of tears. I got my friends who got my back, so don't pretend you're all I have. You can't come crawling back here no more. First you love me, then leave me, then say you're lost without me. I found myself without you, I'm sure. Look at me now, I survived, so don't you worry about me. Don't you worry about me. Don't you worry about me. Ragazzi, ed anche oggi abbiamo terminato queste pulizie super motivazionali. Io spero sempre che con questi video riesco a darvi la giusta motivazione, carica, positività, energia per affrontare anche le vostre giornate, che siano giornate casalinghe oppure giornate lavorative, perché bene o male, chi più chi meno, tutti quanti ci dedichiamo alla casa, quindi spero veramente di esservi di aiuto. Alla fine, come avete visto, ho fatto una bella lavata a terra in cucina e nel soggiorno. Sono stanze, ecco, che pulisco sempre perché sono le più vissute, quindi quelle che si sporcano con maggiore facilità. Mi raccomando, se siete nuovi, prima di andare via non dimenticate di iscrivervi, sempre se vi fa piacere, così non perdete tutti i prossimi video che andrò a caricare. E principalmente carico i video il mercoledì e il sabato dalle 7 di mattina. Io vi mando un bacione super grandissimo, vi ringrazio per tutto l'affetto che mi donate sempre ogni giorno, vi voglio bene, vi mando un bacione grande e alla prossima, ciao! Get your clothes and all the stuff you left behind. Don't want it lying all around. Don't want a thing.